Ciao ragazze, le vacanze ormai sono terminate per tutti e si ritorna alla routine e quindi riaprono le scuole, riniziano le lezioni all'università e si rientra in ufficio. Sono qui per darvi qualche consiglio per riniziare al meglio. Iniziamo dal make up. Allora ragazze, secondo me sono necessari due alleati per quanto riguarda la base e sono il primer e il correttore. Come primer io vi consiglio quello che uso, e cioè la base perlata della Kiko. È necessario secondo me perché il trucco dovrà durare tutta la mattinata, ma se ci sono dei rientri dovremmo essere in ordine anche nel pomeriggio, e quindi un primer è fondamentale. Io lo stendo sia sulla palpebra mobile ma anche un po' sotto l'occhio per far sì che il correttore duri più a lungo. E a proposito di correttore, lui è un altro alleato fondamentale, perché ormai non siamo più abituate ad alzarci presto la mattina e quindi potrebbero comparire le odiose borse oppure occhiaie. Io uso l'Instant Anti-Age della Maybelline, un correttore amato da tantissime e anche da me. Infatti, come potete vedere, questo è terminato e ne ho acquistato già un altro. E quindi ragazze, questo non può assolutamente mancare. Per quanto riguarda il trucco degli occhi, io consiglio, o comunque preferisco, un trucco dai toni naturali. Quindi va bene qualsiasi palettina basic, io però mi piace usare la Naked 3, che so che conoscete tutte e che avete in tante, e mi piace perché ci sono sì i colori naturali ma hanno quel sottotono rosato che mi piace molto. Inoltre è comunque molto semplice e compatta da portare con sé, e quindi anche per qualche ritocco, come vi dicevo prima, magari per il pomeriggio, è davvero ideale. Il quinto ombretto, questo rosa antico un po' shimmer, lo uso come blush. Vi faccio vedere come applico in un secondo, e secondo me dà davvero un bel tono all'incarnato in una sola palette. Ho sia il trucco occhi che anche il blush, e inoltre con il pennellino stesso, dalla parte più piccola, dalla parte a forma di lingua di gatto, io praticamente utilizzo il penultimo ombretto, questo bellissimo tortora matte, e lo uso praticamente come se fosse una matita, quindi contorno sia la parte superiore dell'occhio che quella inferiore, e in questo modo non c'è bisogno che vi portiate dietro neanche la matita. E quindi ragazze, come vi dicevo, tutto in questa palette pratica da portare dietro. Ma andiamo avanti. È anche importante che il trucco per la scuola o il lavoro ci dia questo aspetto sveglio e non affaticato. Quindi per aprire lo sguardo consiglio di usare il mascara, e anche un piccolo trucchetto è quello di pettinare per bene le sopracciglia e di definirle. E io come matita, ragazze, per le sopracciglia utilizzo quella della Kiko. Quindi ragazze, pettinando per bene le sopracciglia e definendole con una buona matita, avrete già uno sguardo più riposato. E poi per quanto riguarda le labbra, potete lasciarle sui toni naturali, e magari se siete un po' più grandi e andate all'università o in ufficio, potrete osare con colori un po' più eccentrici. Per quanto riguarda i capelli, ora vi consiglio un'acconciatura che si può realizzare in semplici e soprattutto veloci mosse, quindi adatta per le ritardatarie come me. Vi propongo uno chignon morbido effetto spettinato. In questo modo saremo in ordine e anche eleganti.
Per realizzarlo occorre una spazzola. Io a volte utilizzo questa di Hello Kitty e se vi interessa io l'ho acquistata da H&M. Poi una semplice molletta per legare la coda, delle forcine e una lacca per fissare il tutto. Se volete potete aiutarvi con queste spugne che servono appunto per fare gli chignon, e anche questa io l'ho presa da H&M, però in quel caso vi servirà una molletta in più perché la seconda vi aiuterà a tenere i capelli legati alla spugna. Comunque, come vi ho detto, questa acconciatura è davvero veloce e io la realizzo anche senza, diciamo, con un passaggio in meno e quindi senza usare la spugna. Per prima cosa pettiniamo i capelli. Dopodiché li raccogliamo in una coda alta e morbida. Non dovrete essere precise perché il bello di questa acconciatura è che l'effetto è proprio quello spettinato, quindi possiamo essere molto veloci nel realizzarla. Una volta legata la coda, la prendiamo e la attorcigliamo attorno all'elastico e poi semplicemente la fissiamo con alcune forcine. Una volta completata l'acconciatura la fissiamo con una lacca. Io in particolare uso questa di protoplasmina, una lacca ecologica, no gas volumizzante. Io la prendo dalla mia parrucchiera. Ecco, come vedete, in pochi, veloci e semplici gesti siamo già in ordine e pronte per uscire. Magari la sera prima ci siamo già fatte la manicure, perché di certo non si può fare la mattina stessa, e io volevo consigliarvi questi colori, soprattutto questo colore che è il color tortora, che io adoro, ragazzi, mi piace tantissimo come colore e non solo sulle unghie. Io utilizzo quello di Deborah, effetto gel, il numero 04, e mi piace abbinarlo con il bianco e quindi do questo tocco di bianco sull'anulare, sia destro che sinistro. In questo modo, ragazze, siamo già pronte per iniziare questo nuovo anno scolastico, universitario oppure lavorativo. Spero che questi piccoli consigli possano esservi utili. Io vi do in bocca al lupo per questo rinizio e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Però vi voglio ricordare anche che è ancora aperto il mio giveaway Total Pink della Sephora. Vi metto giù nell'info box il link del video, così se volete potete parteciparvi. Allora, vi do un bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze!